conferenza stampa questa mattina in questura a Ragusa con i dettagli dell'operazione che ha portato alla luce l'indagine sui vigili del fuoco volontari che appiccavano gli incendi per un tornaconto personale. È arrivata a Catania per uno scalo tecnico la nave di Medici Senza Frontiere Vos Prudens, partita da Lampedusa. La nave aveva trasbordato a bordo delle motovedette della Guardia Costiera i migranti che aveva a bordo. Presentata oggi in conferenza stampa la campagna di comunicazione relativa alla gestione della raccolta rifiuti. I cambiamenti avranno lo scopo di migliorare l'impatto ambientale e garantire ai cittadini un futuro migliore. Continuano i festeggiamenti in onore al santo patrono di Noto. Sabato scorso si è tenuta la traslazione dell'Arca Argentea posizionata sull'altare maggiore della Basilica Cattedrale, dove resterà esposta fino all'ottava di San Corrado. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Appiccavano incendi e simulavano richieste di soccorso per guadagnare di più. 15 vigili del fuoco di Santa Croce e Camerina sono indagati e il loro capo arrestato. Erano remunerati, come tutti i volontari del corpo, con 10 euro l'ora solo in caso di intervento. E così, secondo le indagini della squadra mobile, avevano costruito un sistema criminale stroncato in virtù di una denuncia del comando provinciale dei vigili del fuoco. I dettagli da Carmela Minardo. 10 euro per ogni ora di cosiddetto volontariato in caso di emergenza. Più incendi, più lavoro, più guadagno. E così 15 volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce Camerina sono accusati di aver appiccato incendi nella zona di servizio e simulato richieste di soccorso per costruire con la truffa e con la distruzione delle aree bruciate una busta paga a cui altrimenti non avrebbero potuto accedere. Arrestato il capo del gruppo, Davide Di Vita, 42 anni di Vittoria, il quale, secondo la ricostruzione della squadra mobile che ha condotto le indagini, durante il turno si assentava con la complicità dei colleghi per andare con il suo furgoncino ad appiccare incendi o a segnalarne falsamente per poi uscire con l'autobotte a spegnere le fiamme o a svolgere la finta attività e percepire così le indennità. L'inchiesta è scattata su denuncia del comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, che aveva notato anomalie sospette sul numero di interventi eseguiti dal gruppo fino a 4 volte superiore rispetto agli altri sul territorio. Insieme a Di Vita sono indagati per truffa gli altri 14 volontari, tutti residenti in provincia di Ragusa, tra Vittoria, Santa Croce Camerina, Ragusa e Modica. Alcuni di loro devono rispondere anche di incendio. Il pubblico ministero Valentina Botti, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto l'arresto per tutti gli indagati, ma poiché l'ultimo incendio compiuto risale a 2 anni fa, il GIP Andrea Reale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale solo per il capo del gruppo di volontari. Ferme restando, fanno sapere gli investigatori, le fonti di prova acquisite e la sussistenza dei gravi indizi a carico di tutti gli indagati. Le false segnalazioni di incendi inesistenti giungevano al 115 dalle utenze telefoniche degli stessi volontari indagati o di loro parenti ed amici. In diversi casi gli incendi venivano appiccati da loro stessi su terreni o cassonetti. Il GPS installato dopo l'avvio dell'inchiesta sui mezzi di soccorso e le intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che gli indagati commettevano gli incendi da loro appiccati e le false richieste di soccorso hanno consentito di blindare le indagini e di ottenere in molti casi vere e proprie ammissioni da parte degli indagati nel contesto del rapporto di servizio, tant'è che l'attività criminale è stata interrotta 2 anni fa. Il solo che pare non si fosse rassegnato a proseguirla al punto che, intercettato, diceva di voler far scoppiare una bomba per intascare l'indennità prevista per la riparazione dei mezzi di soccorso, è Di Vita. Posto per questo agli arresti domiciliari e dimostratosi per nulla sorpreso quando i poliziotti lo hanno arrestato durante l'attività di lavoro prestata nella riparazione di frigoriferi. E sentiamo adesso maggiori dettagli dal pubblico ministero Botti, dal questore La Rosa, al comandante dei vigili del fuoco Comella e dal dirigente della squadra mobile Ciavola, intervistati da noi dopo la conferenza stampa.
La truffa aggravata e l'incendio. Voi avevate anche contestato l'associazione per delinquere, ma il giudice l'ha rigettato. Sì, peraltro su questo si sta valutando effettivamente di fare ricorso, perché lì è una valutazione ovviamente che fa il giudice. La distinzione fra l'associazione a delinquere e il concorso è sottile. Io personalmente ritengo che in questo caso ci possa essere, perché comunque c'è proprio una stabilità. Cioè, noi le indagini sono durate un anno e peraltro, e anche questo il GIP ne dà atto comunque, cioè nel testo dell'ordinanza. E secondo me l'organizzazione c'era, proprio perché molto spesso anche capitava che quando veniva fatta la chiamata, il vigile del fuoco che effettuava la chiamata non era di turno in quel momento, quindi cioè lui non avrebbe tratto nessuna indennità in quel momento. Attività criminale che è diminuita dopo l'omicidio del vigile del fuoco Sailantes. Sailantes è stato ucciso subito dopo la fine del suo turno. Ovviamente nell'immediatezza dei fatti anche gli altri vigili del fuoco sono stati sentiti in relazione a quel fatto. È evidente che sul momento poi questo ha preoccupato quelli che oggi sono gli indagati, perché ovviamente c'era il rischio poi che, insomma, andando a scoprire, andando a chiedere informazioni, potessero saltare fuori anche questi altri fatti. È partito da voi l'input comunque per avviare questa indagine? Sì, sì, sicuramente nel 2015 il mio predecessore, avendo appunto riscontrato queste anomalie, ha segnalato subito alla questura e chiaramente oggi possiamo dire che avevamo ragione. È stato un evento in particolare, perché la segnalazione, diciamo, di un soggetto ha commesso appunto, diciamo, fra virgolette, un errore nel segnalare, e da lì siamo risaliti all'utilizzatore, lo abbiamo comunque poi stretto, diciamo, in un momento, diciamo, di forte stress emotivo per lui, e effettivamente ha ammesso comunque di far parte di questa, diciamo, organizzazione. Volontari che per percepire delle indennità maggiori non esitavano a commettere dei reati. Sì, infatti è particolarmente grave, insomma, anche perché erano delle persone che si mettevano a disposizione volontariamente della collettività per ottenere, per fornire, diciamo, dare una risposta di sicurezza, e invece di fare ciò sostanzialmente facevano il contrario. Ora ci spostiamo a Catania, dove è arrivata la nave di Medici Senza Frontiere, che era partita da Lampedusa e dove si è fermata per un controllo tecnico. Medici Senza Frontiere non ha firmato l'accordo delle ONG voluto dal Viminale. È un portavoce dell'organizzazione a spiegare il perché di questa scelta. È arrivata questa mattina al porto di Catania la nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere, che sabato ha soccorso 127 migranti trasbordati su due motovedette e la Guardia Costiera, che poi hanno accompagnato i profughi a Lampedusa. La nave di Medici Senza Frontiere, che non ha firmato il codice dell'ONG del Viminale, non è entrata a Lampedusa perché non era previsto che lo facesse, come dice un portavoce, una ragione legata anche alle dimensioni della stessa nave e come dichiarato anche questa mattina dai responsabili. Medici Senza Frontiere ha confermato che le operazioni in mare al largo di Lampedusa si sono svolte in modo regolare. Ma noi non abbiamo mai ricevuto nessuna indicazione di entrare nel porto di Lampedusa, né avevamo nessuna necessità di entrarci. Come ho sempre detto, noi ci rimettiamo all'autorità della Guardia Costiera e seguiamo le istruzioni che loro ci dicono. Se loro vogliono fare il trasferimento a 30 miglia, a 10 miglia o farci entrare in un porto qualunque, noi seguiremo le istruzioni che riceveremo. Ma noi abbiamo espresso le nostre perplessità su questo accordo, che è un accordo che non crediamo vada a facilitare i salvataggi in mare, ma al contrario ponga delle gravissime limitazioni. Siamo sempre disposti a confrontarci, però abbiamo espresso le nostre perplessità in maniera molto chiara al governo, quindi per ora noi il codice condotto non lo possiamo firmare. I punti fondamentali riguardano la polizia giudiziaria a bordo, polizia giudiziaria per tempo prolungato e armata. Diciamo, in tutti i paesi in cui noi lavoriamo non accettiamo la presenza di armi nelle nostre strutture per un problema di sicurezza, ma anche per un problema di prossimità con i nostri pazienti. I nostri pazienti sono tutte persone che hanno bisogno di fidarsi del nostro personale sanitario, altrimenti non verrebbero a cercare aiuto. Sono tutte la maggior parte sono persone che hanno sofferto gravissime violenze e non si avvicinerebbero a noi se ci fosse, diciamo, qualche presenza appunto di tipo di polizia a bordo. 408 migranti salvati nel canale di Sicilia dalla nave della Capitaneria di Porto sono giunti al porto di Pozzallo. Si tratta di 316 uomini, 72 donne e 16 minori. Sono stati segnalati diversi casi di scabbia, 10 donne in gravidanza e malessere a causa della disidratazione. Era già pronta la macchina dell'accoglienza per accogliere, identificare e trasferire gli immigrati dall'hotspot ai diversi centri d'accoglienza sul territorio nazionale.
E adesso voltiamo pagina perché è avvenuto un grave incidente ieri sera intorno alle 20 sulla strada statale 514 in territorio Chiaramonte Gulfi. Tra i feriti un centauro di 20 anni che è tuttora in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale Cannizzaro nel reparto di rianimazione. Coinvolti nel sinistro anche una bimba di 1 anno e un'altra di 6 che guariranno in pochi giorni. L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale. La strada statale 514, ancora luogo di incidenti stradali. Un centauro di 20 anni di Vizzini in prognosi riservate. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 20 in territorio di Chiaramonte Gulfi, dove il giovane in sella a una moto di grossa cilindrata ha effettuato un sorpasso in direzione a Ragusa e Catania. Nel rientrare nella corsia ha impattato contro l'auto che lo procedeva e poi è scivolato contro il guardrail, mentre il mezzo è finito contro un'auto che proveniva dal senso opposto da Catania a Ragusa. In quest'ultimo veicolo nessun occupante è rimasto ferito, mentre nel secondo era a bordo una famiglia di 4 persone di Mazzarrone, comprese 2 sorelline di 1 e 6 anni. Il conducente di 42 anni e la moglie di 41, insieme con le figliolette, sono stati trasferiti all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici li hanno giudicati guaribili in 4 giorni per le contusioni riportate. Sul luogo del sinistro è atterrato il soccorso da Catania, che ha trasportato il centauro alla Trauma Center del Cannizzaro. I medici in questo caso hanno ottenuto ancora la prognosi riservata. La polizia stradale sta effettuando tutti i rilievi del caso, sia per accertare la dinamica, la regola dei mezzi e sia per l'eventuale uso di sostanze o alcol. La carreggiata ha subito rallentamenti. In manette un nigeriano di 28 anni incensurato, sorpreso dai carabinieri della stazione di Acate mentre cedeva alcune dosi di marijuana per un peso complessivo di oltre 20 grammi a un tunisino di 27 vicino al castello Biscari. Il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione con l'accusa di spaccio. Il giovane assuntore invece è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Continuano le indagini dei militari dell'arma per accertare l'eventuale complicità di altri criminali e il canale di approvvigionamento della droga. Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi locali che ospiteranno l'unità di terapia intensiva e coronarica e di cardiologia riabilitativa dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Al taglio del nastro c'era presente il presidente della regione Crocetta. La sanità siciliana, in particolar modo quella orientale, fa un grande passo in avanti, a dirlo il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, inaugurando questa mattina le nuove strutture che ospiteranno l'unità di terapie intensive e coronariche di cardiologia riabilitativa dell'ospedale Garibaldi di Catania. Un reparto importante che permette di fare fronte a tutte le emergenze che riguardano le malattie del cuore. Reparto che già esiste per quanto riguarda la Sicilia occidentale e che adesso sarà anche nella parte orientale dell'isola. Nel settore della sanità in modo particolare abbiamo elevato in questi anni il livello di qualità, ridotto i costi, che sembra una cosa assurda, ma invece così a volte non sempre lo spreco aumenta la qualità, anzi a volte la peggiora. Abbiamo prodotto utili, adesso stiamo facendo i concorsi, siamo passati dal 19° posto che eravamo nel 2012 all'8° posto per i livelli di assistenza. Dobbiamo fare ancora strada, io penso soprattutto a migliorare le strutture dei pronto soccorsi per renderli più veloci, più immediati, ed è il lavoro su cui tutti i manager sono impegnati in questo momento. Due anelli quindi, la UTIC, altissima tecnologia, grande intensità di cura nell'emergenza, e la riabilitazione cardiologica subito dopo con la presa in carico del paziente, il counseling, anche la nutrizione del paziente stesso, la ripresa alla fine anche lavorativa e professionale di queste persone. E continuiamo a parlare di sanità perché il componente del direttivo Sorgi Vittoria Cesare Campailla, che aveva iniziato lo sciopero della fame per denunciare disservizi nella sanità Iblea, questa mattina ha incontrato il manager dell'ASP 7 Maurizio Aricò nella sede della direzione generale di Ragusa. È stato puntato il dito durante l'incontro al presidente della Commissione Sanità all'ARS Giuseppe Di Giacomo, accusato del bluff delle assunzioni, ma noi abbiamo contattato il deputato regionale per fare chiarezza. Viviana Sammito.
Prima è iniziato lo sciopero della fame solo per un giorno per essere stato richiamato alla responsabilità per la tutela della sua stessa salute dopo aver accusato un malore. E dopo aver interloquito con la prefettura, questa mattina ha incontrato il manager della SPSET Maurizio Arico. Cesare Campaina del direttivo Sorgi ha denunciato la carenza di personale medico al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, ma più in generale il caos nella sanità iblea. Tra reparti smantellati, il nuovo nosocomio che rimane chiuso, inchieste della procura aperte anche per i presunti casi di mala sanità. Questa mattina invece Campaina ha dichiarato di aver incontrato un direttore generale, Arico, a Ragusa ancora per qualche giorno, disponibile, che ha reso più chiare le idee al movimento Sorgi, così come dallo stesso Cesare Campaina ha dichiarato in un video postato su Facebook, nel quale ha puntato il dito contro il presidente della Commissione Sanità all'Arso, Giuseppe Di Giacomo, etichettato come unica causa di tutti i mali della sanità iblea. Onorevole Di Giacomo, deve dire la verità ai cittadini, perché continuando così non puoi recitare i cittadini, non puoi tenere i cittadini a corda longa, come si dice nelle nostre zone. Che sia chiaro, le assunzioni, il bando è qui, ce l'abbiamo qui, prima di 6-7 mesi. Non si potrà fare niente, altro che tu dici che ci saranno assunzioni in tempo breve, fra un mese, fra due mesi. Le assunzioni si faranno dopo la campagna elettorale. Hai capito, caro onorevole Di Giacomo? Questa mattina Di Giacomo ha preso nota del video e ha riferito che sono già partiti i primi 170 telegrammi per le assunzioni di medici e infermieri a tempo indeterminato nell'ASP di Ragusa. Il deputato regionale ha anche fornito copia del telegramma sulle assunzioni, con il quale è stato chiesto agli interessati di comunicare la loro disponibilità. Sono coinvolti 264 medici, 183 infermieri, 106 operatori sociosanitari, 133 ausiliari e inoltre 106 tecnici. Cesare Campaina ha anche fatto riferimento al pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita di Comiso, che secondo il nuovo piano sanitario regionale perderà tutti i medici che saranno trasferiti all'ospedale Guzzardi. Noi non sapevamo che per legge della regione siciliana il pronto soccorso di Comiso dovrà scomparire per forza, se non è oggi sarà domani, e i medici del pronto soccorso di Comiso dovranno passare al pronto soccorso di Vittoria. Il presidente della Commissione Sanità ha risposto che il pronto soccorso di Comiso, sede di ambulanza medicalizzata, sono invece previste 8 unità tra medici e infermieri, e non ha confermato alcun trasferimento, considerato anche che per la medicalizzata manca addirittura personale. È stata intitolata da Augusto Daolio, storico leader dei Nomadi, la piazzetta comunale di Via Torricelli, angolo Viale Napoleone Colaianni a Ragusa. La cerimonia di intitolazione si è tenuta sabato 5 agosto alla presenza dei componenti della storica band. Con questa intitolazione l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a una figura di rilievo del panorama della canzone italiana. E adesso ci spostiamo a Modica, perché è stata presentata questa mattina in conferenza stampa la campagna di comunicazione Modica si differenzia. Questo è infatti il nome che vedrà una serie di cambiamenti per migliorare l'impatto sull'ambiente e per garantire ai cittadini un futuro migliore. Sarà anche un punto di partenza per progetti futuri, come anche il raggiungimento di un obiettivo prefissatosi da questa amministrazione, ovvero l'ottenimento della bandiera blu. Sentiamo i dettagli da Marco Scavino. Presentato questa mattina a Modica il nuovo programma di raccolta dei rifiuti in città, una vera e propria trasformazione, quella preannunciata oggi in conferenza stampa a Palazzo San Domenico, che però preannuncia successo su più ambiti. Oltre all'estremo rispetto dell'ambiente, a beneficiarne sarà anche il comune, che con questo piano potrà partecipare a più bandi e potrà concorrere al titolo di spiaggia con bandiera blu. Un servizio che svolgerà la IGM, la ditta che si occupa della nettezza urbana in città e che annuncia una svolta epocale per la città di Modica, come ad esempio gli arredi, i cassonetti o i mezzi che vengono utilizzati per la raccolta dei rifiuti saranno di proprietà del comune di Modica, che diventerà titolare al 100% di questi strumenti che prima non possedeva. Obiettivo: raggiungere entro fine dicembre il 65% di raccolta differenziata. Adesso inizierà la campagna di sensibilizzazione con la diffusione di un vero e proprio dizionario per spiegare a tutti i cittadini come e quando conferire i rifiuti.
Tra gli obiettivi prefissati, ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, avviare al riciclaggio i materiali recuperabili come la carta, la plastica, il vetro, il metallo, il legno, in modo da valorizzarli come nuove risorse, recuperare, attraverso la produzione di composti, la frazione organica e il verde. L'IGM applica diverse modalità di raccolta, è stato detto durante la conferenza stampa: il servizio porta a porta, il servizio di raccolta itinerante, il servizio di prossimità stradale. Poi ancora, i contenitori per farmaci e siringhe posizionati presso le farmacie e parafarmacie, ecomobile su chiamata per rifiuti pericolosi e non conferibili con l'ordinario sistema di raccolta, un nuovo centro comunale di raccolta CCR e l'ecosportello informativo. Questo vasto progetto avrà, come detto, una vasta campagna di sensibilizzazione a partire dai prossimi giorni, proprio per fornire i dettagli, quartiere per quartiere, su come funziona la raccolta differenziata. In maniera di Modica, Frigentini e case sparse intese le campagne vengono inquadrati tutti con lo stesso sistema, con un riciclo di una differenziata di prossimità che poi viene integrato con il riciclaggio all'interno dei CCR. Quindi questo progetto sta partendo, in questo momento parliamo di questo perché andrà in questa direzione da Maria di Modica a Frigentini alle campagne, poi ci trasfereremo per invece il centro storico perché sappiamo che Modica Bassa è la sorda, ci sarà differenziata porta a porta, invece per Modica Alta e Dente ci sarà quella con i cassonetti itineranti. Tre sistemi di raccolta che saranno il sistema di raccolta di prossimità o stradale, quindi con un posizionamento di isole ecologiche sul territorio dove il cittadino andrà a conferire i propri rifiuti, un sistema di raccolta porta a porta dove quindi il cittadino posizionerà l'attrezzatura davanti l'uscio di casa. È un sistema di raccolta itinerante, sostanzialmente un'attrezzatura che viaggerà in delle postazioni che verranno individuate sul territorio con degli orari ben precisi che saranno opportunamente resi disponibili ai cittadini. Pubblicità, a tra poco. Bentrovati in studio. Grande concerto sabato sera, quello di Edoardo Vianello, il re dell'estate, ha fatto ballare gente di ogni età. Ce ne parla Marco Scavino. Nel continente nero, alle fate dei Kilimanjaro, Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, gremita di gente per ascoltare il re delle canzoni estive, Edoardo Vianello, che da 50 anni mette tutti d'accordo. Dai piccolissimi che ballavano i Vatussi ad arzilli nonnini che si sono divertiti ad intonare Guarda come dondolo, hanno ascoltato ed apprezzato tutti molto il concerto del simpatico Vianello che dal palco li ha salutati così. Sono molto contento perché ci sono venuto 40 anni fa a Marina di Ragusa. 20 anni fa sono stato a Ispica e stasera sono qui. E io sono molto contento che voi ogni 20 anni mi invitiate a cantare per voi. Per la prossima volta non vi prometto niente. Mezzo secolo di storia, mezzo secolo di musica cantata da tutti, dai più piccoli ai più anziani. Edoardo Vianello ha sempre messo d'accordo tutti. Questo mezzo secolo di musica come lo può racchiudere lei? Siamo appena all'inizio, per cui vediamo come svilupperà. Qual è tra tutte la sua figlia preferita? Vabbè, quelle che poi hanno avuto più successo di tutte, cioè Bronzatissima, i Vatussi, Guarda come dondolo. Da che cosa è partita Bronzatissima? Da quale è stato il pensiero? Da una fissa che hanno sempre avuto le donne di prendere la tintarella e quindi ho pensato che dedicare una canzone a loro potesse essere piacevole per loro e anche per chi ascoltava la musica e basta. La Bronzatissima, poi è arrivata il remix, lei lo ha apprezzato? Molto. Brusco ha fatto una cosa molto carina e sono contento che l'abbia fatta. Guarda come dondolo, intramontabile, cantata da tutti. Beh, Guarda come dondolo, c'ha 55 anni e quest'anno è stata decima in classifica negli Stati Uniti, quindi è una canzone che evidentemente incuriosisce. Lasciando da parte il discorso della musica, il rapporto con suo cugino Raimondo. Ma non era molto, molto confidenziale così, ci si incontrava ogni tanto, però lui era una persona molto, molto scura nella vita, quindi poi era molto più grande di me, quindi insomma, non c'era un grande rapporto. Una famiglia di artisti però. Vabbè,
ogni famiglia c'ha sempre qualche artista dentro, forse la nostra ce n'ha più di uno. Adesso c'è mio nipote che sta andando molto forte, che è diventato vice direttore di Rai 1, per cui la tradizione va bene. E dicevamo che Edoardo Vianello è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti. Sentiamo dai protagonisti della serata, dal pubblico composto, un po' com'è andata. Sicuramente siamo qua perché ci piace e vogliamo ascoltarlo dal vivo. 50 anni di musica di Edoardo Vianello, lo conosceva allora Edoardo? Certo che lo conosco, sì sì. E sei tra i suoi cantanti preferiti? Sì, senz'altro. E certo che sono contenta, mi piace. Qual è la sua canzone preferita? Le sue canzoni mi piacciono. Qual è la sua preferita? Ma tutte mi piacciono le sue canzoni, tutte mi piacciono. Signora, quale? Il continente nero, para ponzi ponzi pon. Alle fate dei chili mangiaro. Contenta? Secondo adesso. Ricordi della gioventù? Sì. La canzone preferita? Abbracciatissima. Ma continuano i festeggiamenti estivi in onore al santo patrono di Noto e compatrono della diocesi netina. Sabato scorso si è tenuta la traslazione dell'Arca Argentea di San Corrado Confalonieri, che è stata posizionata sull'altare maggiore della splendida Basilica Cattedrale, dove vi resterà esposta fino all'ottava di San Corrado. Continuano i festeggiamenti estivi in onore al santo patrono di Noto e compatrono della diocesi netina. Dopo l'installazione, l'inaugurazione e la benedizione della nuova statua bronzea di San Corrado posta nella piazza dell'Eremo nella frazione di San Corrado di Fori, sabato scorso la traslazione dell'arca argentea contenente le spoglie di San Corrado Confalonieri. L'arca è stata portata a spalla senza la vara dai portatori di San Corrado e scortata dai portatori dei cili, poi posizionata sull'altare maggiore della splendida Basilica Cattedrale Netina, dove resterà esposta fino all'ottava di San Corrado. Un alto momento di fede per la Chiesa Netina, la traslazione che dalla Cappella di San Corrado i portatori portano l'arca nell'altare maggiore, dove starà fino al 3 settembre, quando dopo la processione dell'ottava, sarà riportata nella cappella e conservata, in attesa poi dei primi del mese di febbraio, quando ci sarà la festa vera e propria, il 19 febbraio, per la morte di San Corrado, il giorno della morte di San Corrado. Al vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, che ha celebrato la Santa Messa, abbiamo chiesto il significato della traslazione. Discendere vuol dire che San Corrado ci visita e insieme a noi vuole camminare, noi vogliamo camminare con lui. E questo è il senso simbolico della discesa, vuol dire anche che la santità di San Corrado, che viene percepita come qualcosa di grandemente alto, il fatto che San Corrado sta in mezzo a noi è una santità possibile anche per noi. Un momento solenne di devozione manifestato da fedeli e devoti e dai componenti delle associazioni coinvolte. In tutta la cattedrale si respirava davvero un'autentica e sincera professione della fede nei confronti di San Corrado. Nella cattedrale risuonavano le invocazioni, le grida, una vera irrefrenabile esplosione di devozione per San Corrado. Si è tenuto ieri sera nel cortile esterno della prefettura il primo appuntamento con le passeggiate barocche guidate dai professori Uccio Barone e Paolo Nifosi. A fare gli onori di casa il prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizzi, dopo un'introduzione storica architettonica da parte dei due professori sul palazzo del governo e sugli affreschi di Duilio Cambellotti, lo storico d'arte Nifosi ha guidato il gruppo all'interno dei saloni di rappresentanza.
tantissime le persone intervenute che hanno potuto approfondire la propria conoscenza sulla costruzione del Palazzo di Governo, il cui progetto fu affidato a Ugo Tarchi. Particolarmente apprezzate le splendide tempere di Duilio Cambellotti che decorano i saloni interni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buona serata.